Ciao ragazzi, benvenuti su CJ Tech. Oggi vedremo un pacco che ho ordinato su Amazon. Doveva arrivare un po' più avanti, verso fine settembre, ma comunque se arrivano un po' prima, tanto meglio. Eccolo qua. Vediamo un po' se è arrivato sano oppure se c'è qualche intoppo. Di solito l'intoppo maggiore è che o non siano nuovi o siano rovinati. Un po' segni del viaggio, niente di che. C'è. Parte quella roba lì, ma sarà roba della fabbrica. Sembra tutto a posto e tutto intatto. Bene, bene, bene. Per una volta è arrivato tutto come si deve. Su Amazon questo prodotto è descritto come custodia per disco rigido in nylon estruso, in nylon nero, 14x4 cm. Poi c'è la marca, vabbè, dovrebbe essere un contenitore per hard disk per poterlo portare in giro. Questo sarebbe l'hard disk. Ora io non voglio dire nulla, ma in che maniera ci dovrebbe entrare? Cioè, non so che dischi hanno loro, ma non c'è modo di farcelo entrare. Io non ho idea, lo portano in giro così, questo sistema? In realtà non ho proprio idea di come sia possibile. Che questo contenitore possa portarsi in giro un hard disk, ma nel caso ve lo steste chiedendo, un SSD ha le misure simili. E naturalmente possiamo anche provare con l'SSD, che, visto che, come dicevo prima, ha le misure molto simili, in ogni caso, tentativo. Ma anche in questo caso falliamo, perché non c'è verso, in nessuna maniera. Forse a questo punto mi viene da pensare che volessero intendere come hard disk esterno, disco rigido o quant'altro, un NVMe, che naturalmente è qui dentro, ma giusto per dire, l'NVMe ci starebbe. Probabilmente non specificando, ma scrivendo solo per disco rigido, forse loro intendevano come disco rigido l'SSD, perché è l'unico prodotto che ci può stare qui dentro. Però naturalmente poi ci ballerebbe dentro se non lo si mette qui. A voi l'ardua sentenza. Per svelare qual è il mistero dell'arcano, basta prendere un metro e misurare la larghezza. È 8,5, l'altezza è 11,5 e lo spessore sono circa poco meno di 3 cm. Guardando i valori riportati sulla pagina internet di Amazon, si capisce il motivo per cui gli hard disk normali, non gli NVMe, non riescano ad entrare in questo aggeggio dalle misure sbagliate. Inoltre, se oltretutto andiamo a visualizzare i dati
sulla pagina dove c'è scritto dettagli del prodotto, marchio, generico, modello, una sfilza di numeri, di nomi, colore as shown. Le dimensioni sono 2x2x2 per un grammo di peso. Il materiale 100% cotone, dispositivi compatibili disco rigido, peso dell'articolo 1 grammo. Ora casualmente sono riuscito a trovare una bilancia per vedere se è vero. È vuoto. Vediamo se è vero che pesa un solo grammo. No, come vediamo ne pesa ben 31. Di conseguenza siamo di fronte alla vendita di un articolo con misure sbagliate, specifiche sbagliate, dettagli sbagliati. Detto questo, una volta che vi viene venduto un prodotto che non è conforme, dovrebbe essere possibile restituirlo. Ma come ho già imparato io su Amazon, non è sempre così. In un video futuro vi farò vedere cosa non ho potuto restituire, nonostante la descrizione fosse imprecisa. Questo prodotto è stato ordinato il 19 di agosto 2022 ed è arrivato il 13 settembre 2022 ad un costo pari a 2,74 euro compreso di spedizione. Un consiglio spassionato per il negozio che lo vende o per Amazon per la correzione, anche se io segnalerò questo problema: al posto di scrivere per disco rigido, non sarebbe una brutta idea scrivere per NVMe o perlomeno inserire le dimensioni, non solo quelle esterne ma anche quelle interne, per poter favorire l'acquisto a persone che potrebbero capire male che cos'è un disco rigido generico. Per il momento vi saluto, se vi è servito iscriviti al canale, metti un mi piace, fai un commento e ci sentiamo alla prossima. Ciao!